Nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di Fortnite. Finalmente raga vado a shoppare la Gold Trooper, non ne posso più. Ieri è tornata nello shop, dovevano arrivare insieme a Cervellofilo molto ma molto dopo, in teoria dovevano arrivare o il 29 ottobre o il 30 ottobre o il 31 ottobre. In teoria il 31 ottobre appunto io avevo programmato che ad Halloween avrei shoppato. Però, raga, non si sa come mai sto anno le skin che di solito arrivano nel periodo di Halloween, in questo periodo invece arrivano molto, ma molto prima. Non so per quale motivo, raga. Comunque io andrò a shoppare, ovviamente, la Ghoul Trooper, che ha due stili selezionabili e questo backpack qui. Dopo magari diamo un'occhiatina allo shop, tra l'altro è uscita una nuova emote proprio oggi, questa qui è molto carina. Se mi avanzano V-Buck, raga, non mi esiterò a shoppare anche la falce perché veramente la voglio, è bellissima. Però dopo dovrei vedere quanti V-Buck mi rimangono perché altrimenti dopo per il pass veramente. Adesso diamo un'occhiata perché andrò a shoppare 20 euro e quindi 2800 V-Buck. Adesso vediamo come va. Vado a fare il pagamento, raga. Completato, ecco qui tutti i nostri V-Buck, 3220 V-Buck. Raga, finalmente vado a shoppare la Ghoul, non avete idea di quanto sono contento. 3, 2, 1. Eccoti! Sì, raga, sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Non avete idea da quanto voglio la Ghoul Trooper, veramente, raga. Non avete idea da quanto. Quanti V-Buck mi rimangono? Raga, e si shoppa pure qui la falce perché no, veramente. Oggi shoppiamo chissà quanto. Vai, 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 raga. Senza pensarci due volte, subito. Shoppate anche la falce. Raga, sentite che sound. Bellissima. So che effettivamente in sto periodo sto shoppando tanto. Ho shoppato da poco pilota. Però, raga, escono una volta all'anno sti item e non ce la faccio più ad aspettare. Veramente la falce la volevo da un botto, ma soprattutto la ghoul la volevo da un botto, raga. E ce l'abbiamo finalmente nelle nostre mani. Oh mio Dio, raga, quanto è bella, quanto è bella. Allora, naturalmente andrò ad utilizzare di più il suo primo stile. Andiamo a prendere questo set tryhard e andiamo a utilizzarlo per la ghoul. Allora, la ghoul è una skin epica. La mia prima skin epica shoppata, raga, tra l'altro. Non ci ho neanche fatto caso, però effettivamente è così, raga. La mia prima skin da 1500 V-Buck. Per il backpack andremo a mettergli questo, però penso che lo cambierò molte volte perché non mi piace troppissimo come backpack e poi comunque, non lo so, non mi piace troppo per lei. Piuttosto andrò ad utilizzare qualche altro backpack, tipo questo qui, tipo stare. Questo qui è troppo ingombrante, cioè, dopo vedrò, raga. Comunque, per il momento mettiamogli il suo. Come picconi, naturalmente la falce, raga, non può mancare. Il deltaplano, penso che gli metterò un deltaplano cavalcabile, raga. Quindi magari potremmo utilizzare o quello di Nitro Lucerino, se no un ombrellino normale così ci potrebbe anche stare. Ok, opterò per l'ombrellino, raga, e la scia dei popcorn. In modo che faccio vedere che, ok, non l'ho shoppata in Season 10, però comunque non ho shoppato la ghoul. Sì, l'ho shoppata, però comunque gioco da un po'. Ecco, non so se mi sono spiegato. Andiamo anche a dare il nome al set, raga. Andiamo a mettere, tra l'altro, il balletto. Questo qui, velocemente, perché altrimenti mi danno il copyright. Dov'è, 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 dov'è? Non lo trovo. Eccolo qua. No, 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 no. Ok. Fatto, 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 fatto. Andiamo a salvare. Perfetto, ora abbiamo il nostro set, che tra l'altro non utilizzavo da veramente un sacco di tempo. Andiamo a chiamarlo Set Ghoul. Io sono molto pignolo su ste roghe. Su ste roghe. Su ste robe, raga, sorry. Ok, ci siamo. Abbiamo fatto ora, raga. Andiamo a farci una bella partita con la falce e con la ghoul. Secondo me il minimo è questo. Tra l'altro, in questi giorni probabilmente arriverà anche il bus a tema Halloween. Buttiamoci subito a corso, la prima città, raga. Voglio fare una bella figura in sta partita. Anche se probabilmente morirò subito perché andando alla prima città non è che si può fare molto.
Però di solito quando io... No, in realtà stavo per sparare una cazzata, raga, quindi non la dirò. Allora, eccola qui la ghoul, raga. Beh, si presenta così, la conosciamo tutti benissimo. Più che altro voglio andare a vedere la falce, perché io ho visto, alla fine ho sentito il sound, ma un vero e proprio gameplay con la falce non l'ho mai visto. Sentite che sound che ha. Raga, è un sound veramente strano. Sentite. Tanto è... sarà una sensazione mia, ma mi sembra che vada anche leggermente in ritardo il sound. Può essere. Boh, sarà forse una sensazione mia, raga. Ok. Allora. Perdonatemi se giocherò male, raga, però non gioco da 2 giorni, sono molto freddo. E quindi, ecco. Giusto per... Ultimamente, ovviamente, ve l'ho detto spesso, ma ve lo ripeto perché magari qualcuno può pensare male. Sto giocando veramente da... Sto giocando veramente poco. Quindi... Diciamo che... Non sono abituatissimo, ecco. Devo riprendermi un po' da mano. Una cazzata. Volevo lanciarla un po' più avanti in modo che... Oh! Madò. Oddio! 8 di vita. No, 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 questo non accetto. 8 di vita. No, non ci credo, raga. Non ci credo. Non ci voglio credere. Male. Poteva andare molto meglio, ma poteva andare anche peggio. Siamo arrivati tipo 40esimi alla prima partita, non giocando da 2 giorni. Con oltretutto non riuscirei veramente a giocare perché giocavo appunto da 2 giorni. E quindi ecco. Allora, la falce l'abbiamo provata, è molto strana, però veramente come designer mi piace veramente tantissimo. Non so perché. C'è mio papà che sclera per la partita, sorry, raga. Allora, come design ci sta, mi piace molto. Come sound, insomma, però, raga, veramente la volevo da tantissimo, quindi. Non sono assolutamente, cioè, non mi pento di aver shoppato la falce. E tra l'altro è il mio primo piccone raro che shoppo. È la mia prima skin epica che shoppo. Quindi niente, raga. Ci becchiamo in live, penso questa sera, verso le 9, 9 e mezza. Penso che faremo una live normale, non di provini, raga. Perdonatemi, però veramente sto facendo solo provini ultimamente, mi sto concentrando molto su quelli e veramente non gioco mai da solo o comunque con qualcuno. Quindi, raga, perdonatemi, però per stasera no. Magari domenica ci pensiamo magari a fare un provino, domani. Cercherò sicuramente di impegnarmi per trovare un momento di tempo per fare un provino. Sicuramente, raga, ci sarà se ho tempo. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e mi piace. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun video. Seguitemi sui social, trovate tutti i link nell'info del canale. E niente, bella ragazzi.